impazzita semina il panico a Vigolzone, è successo durante i fuochi artificiali alla festa del Tortello. Un giovane ha sfondato in macchina il cordone di sicurezza della piazzola di Sparo, due i feriti. L'autore del pericoloso gesto è stato denunciato dai carabinieri. Via Degani, l'assassino non era solo, è una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti che mantengono il massimo riservo sulle indagini. L'autopsia conferma la morte per sgozzamento, oggi sopralluogo del RIS. Ogni mese 20 nuovi assuntori di droga, 125 i piacentini che nei primi mesi del 2013 sono stati segnalati dalle forze dell'ordine alla prefettura come assuntori o possessori di sostanze stupefacenti. Cala il fatturato ma cresce l'ottimismo, crisi economica, presentati da Confindustria i dati del primo semestre 2013, allarme della Camera di Commercio, chiuse oltre 400 imprese femminili in un anno. Attesa per il barista dell'anno 2013, domani sera alle 22 è festa all'Avila di Rivalta con la proclamazione del vincitore del gioco estivo di Libertà. 6 giorni stasera la finale, al Velodromo Pavese si chiude tra sport e spettacolo la 16ª edizione della manifestazione ciclistica internazionale, diretta su Telelibertà 2 dalle 20:45.